Queste feste! Warbow!
Articolo 3 si occupa di barriere architettoniche e di tutto ciò che rende difficile la mobilità di chi è diversamente abile. Articolo 3 vuole rendere autonomo chi non è normodotato, valorizzando le sue diverse abilità. Senti che buono questo vino, eh? Vai, con questo mandi giù anche Sassi. Ieri sera, insomma? Siamo stati in palestra, come solito. Come sempre. Beh, noi due fisicacci. Immagino, sì. Sì, che poi di ritorno siamo passati tra i viali e chi abbiamo incontrato? Il nostro amico Cesare. Era lì seduto su una panchina, anzi è stato lui ad averlo visto, io manco ci avevo fatto caso. Se stava lì, aspettavo qualcuno. Se avessi visto che faccia appena ci ha visto. Io gli ho chiesto, cosa ci fai lì da solo nella panchina? Lui, così, senza... ci ha guardato, un cavolato anche, era quasi scocciato. Non lo so, non ho capito bene cosa c'aveva. Probabilmente aveva un appuntamento con una e ne aveva dato bidone. Il solito Cesare. Intanto stasera è a cena con una a casa sua. Che te l'ha detto? Lui l'ha detto. E mi ha detto anche che probabilmente ci combinava qualcosa. Poi il fatto che sia andata a casa sua. Ecco perché stasera non è voluto venire a cena con noi. Ma com'è, l'hai vista? No, non l'ho vista. Però lui dice che è molto carina. Secondo me non dobbiamo preoccuparci. Cesare ha sempre avuto ragazze bruttine. Però il fatto che non ci abbia detto niente... Ragazzi, a questo punto abbiamo il dovere morale di fare una telefonata. Come dice Frank Sinatra, I did it my way. Ho fatto tutto a modo mio. La disposizione del salotto, il progetto del camino e anche tutte le stanze, gli interni. L'ho progettato tutto io e piano piano l'ho fatto. Sono l'architetto della mia vita, diciamolo. Thank you.
se non fumo. Anzi, in teoria non potresti fumare nemmeno te, perché in questa casa ancora non ci ho mai fatto fumare nessuno. Se vuoi la spengo. No. No, non ti preoccupare. Mia madre non sa che fumo, quindi a casa mia non fumo mai. Per te avrei fatto un'eccezione. Grazie. Poi comunque, cioè, come io spero che l'abbia capito, con me, cioè, puoi parlare, puoi dire tutto quello che vuoi. Io discorsi personali non li riporto mai agli altri. Bene, a me mi piacciono le persone discrete. Poi io fumo poco, soltanto un pacchetto di sigarette alla settimana. Vado a vedere un attimo se il caffè è pronto. Mi raccomando, fatti trovare qui con forza. And now end is near, and so I face the final curtain. Francesca, senti, Francesca, dobbiamo uscire insieme un'altra volta. Andiamo al cinema? No, banale. A life that's full, I traveled. And every highway. Francesca, cosa fai domani sera? No, banale. Francesca, perché non vieni con me a un concerto jazz? L'ho già comprato i biglietti. Then again, too few to mention. I did what I had to do. Saw it. No, deve essere più. Deve essere più. Each charted course, each careful step. Cosa stai leggendo? No, scusa, non vedo qua. È L'arte di amare di Eric Fromm. L'arte di amare è un libro stupendo. Penso che io l'ho letto quando avevo 17 anni. Senti, un caffè con lo zucchero semplice e di latte. Amaro, io lo vedo amare il caffè. Grazie. I have to find a wedding school in this to stay. Did it my way. And cry. I've had my fill, my share of losing. Cesare! Ciao, sono Cesare. In questo momento potrei non essere in casa. Cesare! Ho lasciato un messaggio dopo il segnale acustico. Ciao.
And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, with each and every.